Buongiorno, vorrei replicare a ciò che ha sostenuto il signor Comparato nei suoi precedenti video relativamente alla problematica del trasporto delle biciclette sui vaporetti della CTV tra Chioggia, Pellestrina e viceversa. Premetto che io e i miei testimoni eravamo presenti ai fatti, mentre il signor Comparato no, quindi nulla può obiettare circa lo svolgimento di tali fatti. Necessita una premessa di carattere giuridico-normativo. Si tratta di un contratto di trasporto stipulato fra il passeggero, cioè il sottoscritto, e la CTV, e disciplinato dalla legge e dalle condizioni generali di contratto reperibili sul sito della CTV, la quale, sui cartelli esposti agli imbarcadieri e che regolano il trasporto di biciclette fra Chioggia e Pellestrina, dice testualmente: sul tratto Chioggia-Caroman-Pellestrina è possibile imbarcare biciclette solo su esplicita autorizzazione del comandante, il quale decide in funzione del numero dei passeggeri imbarcati. Quindi, come la stessa CTV stabilisce, la decisione del comandante circa l'imbarco di un certo numero di biciclette dipende esplicitamente e solamente dal numero dei passeggeri imbarcati. Quindi, se il vaporetto, come nel nostro caso, era mezzo vuoto, è evidente che il numero di biciclette da imbarcare deve essere sensibilmente superiore a quello nel caso in cui il vaporetto sia al completo dei passeggeri. Si tratta di una decisione, da parte del comandante, da prendere con molta ponderazione e che dipende solamente, lo ripeto, dal numero dei passeggeri imbarcati. Nel nostro caso eravamo 30 biciclettari, solo questi, con altrettante biciclette e non c'erano altri passeggeri. Quindi il comandante, in adempimento di questa regola normativa, avrebbe dovuto caricare molte più biciclette, essendoci ampio spazio sul vaporetto, cosa che non ha fatto, lasciando me e gli altri miei due accompagnatori sull'imbarcadero. Fatto che è successo anche nella corsa successiva, poiché, pur avendo lasciato noi le nostre biciclette in prima fila per essere caricate, cosa gravissima, non siamo rimasti sull'imbarcadero, ma dopo un'ora di inutile attesa e con la prospettiva di un'ulteriore ora in piedi di attesa, dopo una faticosa giornata in bicicletta, siamo andati a prendere un caffè e in toilette. E anche in questo caso, comunque, vi era ampio spazio sul vaporetto, per cui, in adempimento della suddetta regola, il comandante avrebbe potuto e dovuto caricare anche le nostre biciclette. Finalmente, nella corsa successiva, il comandante, bontà sua, ci ha caricato e invece di darmi, come avrebbe dovuto, spiegazioni sul suo comportamento, mi ha solo apostrofato in maniera maleducata e arrogante, dicendomi solo il suo numero di matricola. E concludo con un'osservazione di carattere generale. Il turismo, anche quello con la bicicletta, e in particolare questo, è la prima risorsa per la nostra nazione e andrebbe tutelato, valorizzato e rispettato. E quanto a me è successo è l'esatto contrario di questo. Grazie dell'attenzione e un cordiale saluto a tutti.